sopra il luogo dell'amministrazione comunale di Nocera Inferiore del consorzio di bonifica nei pressi dei corsi d'acqua che attraversano la città. In prima linea è il capogruppo del Partito Democratico Paolo De Maio, che ha sollecitato i vertici dell'ente consortile con i quali oggi ha effettuato i controlli. Una delegazione composta anche dai tecnici comunali. È il segnale dell'attenzione che il Comune ripone nella lotta all'inquinamento e del lavoro per la messa in sicurezza dei torrenti in vista della stagione delle piogge. Questi giorni stiamo seguendo dei sopralluoghi con il consorzio di bonifica, coadiuvato dall'ufficio tecnico comunale per la pulizia degli alvei comunali. Stiamo eseguendo questi sopralluoghi in alcuni punti della città, mi riferisco via Astuti, via Cicalese, via Pucci, via Santa Maria a Palo. Speriamo di fare un intervento importante anche su Casarzano per la pulizia appunto dei torrenti, proprio in prossimità della stagione autunnale e quindi delle prime piogge. Ci sono state alcune polemiche negli ultimi giorni, si sente di rassicurare sull'impegno della Regione per le fognature in città? Meravigliano queste polemiche in seguito a una considerazione di un consigliere comunale. Siamo impegnati con l'amministrazione Torquato dal 2012, abbiamo affrontato diversi temi in materia ambientale, su tutti ricordo i limiti dell'impiego del suolo nelle aree agricole. Oggi siamo impegnati per la definizione e la realizzazione del collettore fognario nell'area centrale, esaurita la conferenza di servizi con la Regione Lagori. Sento parlare chi è sulla scena politica da diversi anni con ruoli importanti, non ricordo battaglie ambientali da quando ha rivestito la carica di consigliere regionale, benché meno da consigliere provinciale, da consigliere comunale negli anni, è stato candidato a sindaco con un risultato che sotto gli occhi di tutti non ce ne siamo accorti. Noi siamo abituati a fare i fatti, ci impegniamo per la nostra città quotidianamente, e lo faremo ancora portando dei risultati speriamo importanti che cambieranno sicuramente il senso di questa esperienza politica e daranno un senso a questa esperienza politica, è il motivo per cui lo stiamo facendo.